Allora, l'ingegner Leonardi, lo presento, ha svolto attività di ricerca prenormativa per conto della società LSF di Como, una società che per decenni ha lavorato in stretta collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Parallelamente all'attività di ricerca nell'ambito dell'antincendio, da circa 20 anni svolge attività di analisi del rischio mediante l'utilizzo di modelli matematici avanzati, curando gli aspetti della reazione al fuoco dei materiali. Inoltre ha partecipato a numerose commissioni ministeriali ed oggi è membro del CTR del Lazio per le deroghe e per le attività Seveso. Io salterei altri preamboli, Alessandro, ti lascerei subito la parola, sempre ricordandoti i fantastici 10 minuti, ok? Benissimo, grazie professor Cecchini di avermi dato l'opportunità, insomma, di fare una chiacchierata, seppur breve e sintetica, sull'utilizzo dei modelli avanzati per diciamo, fare valutazioni degli effetti di un eventuale incendio nell'ambito dell'agricoltura, perché come forse non tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando sanno, ma siamo di fronte a una svolta epocale nell'ambito dell'approccio alla prevenzione incendi, nel senso che il Ministero dell'Interno ha fortemente voluto rivoluzionare i criteri con cui oggi si fa sicurezza in caso di incendio, introducendo un nuovo codice che di fatto si basa su un criterio che è quello che si definisce generalmente come criterio prestazionale. Che significa prestazionale? Che mentre prima diciamo, tutta la parte di gestione del rischio di incendio passava attraverso delle norme verticali emanate dal Ministero dell'Interno che dava delle prescrizioni dirette in termini di approntamenti e misure di protezione e prevenzione, oggi come oggi si è aperta la possibilità di utilizzare modelli matematici per dimostrare che tutti gli approntamenti, sia organizzativi che le misure di prevenzione e protezione che uno mette in campo per mitigare l'effetto dell'incendio, riescano a raggiungere in qualche modo dei livelli di sicurezza che sono ritenuti consoni dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in particolare, che fa parte del Dipartimento della Protezione Civile. Quindi oggi siamo di fronte a, tra virgolette, una rivoluzione copernicana per quanto riguarda la prevenzione incendi in Italia. La possibilità di utilizzare l'approccio ingegneristico nell'ambito della prevenzione incendi ha sdoganato di fatto l'utilizzo di modelli di simulazione che riguardano sia direttamente l'evoluzione dell'incendio, ma anche indirettamente l'interazione fra l'incendio, l'ambiente circostante e le persone che possono trovarsi coinvolte proprio nello scenario incidentale. Il perché ho deciso di, diciamo, di proporre questo tipo di presentazione? Perché mentre i modelli, diciamo, avanzati che si utilizzano per simulare l'incendio nell'ambito delle attività classiche, che sono quelle industriali e quelle civili, sono ormai di diffusione abbastanza ampia nell'ambito dei professionisti che si occupano di prevenzione incendi, nell'ambito invece dell'agricoltura l'utilizzo dei modelli CFD ha subito una serie di rallentamenti che sono legati alla complessità dell'ambiente che si va ad analizzare. Perché di fatto non ci si rivolge a piccoli volumi all'interno dei quali poi si può sviluppare il principio di incendio, ma si parla di incendi in campo aperto, nella stragrande maggioranza dei casi, fatto salvo alcune eccezioni che possono riguardare le stalle o comunque magazzini chiusi. Quindi abbiamo la difficoltà di andare a rappresentare quello che è l'ambiente circostante e poi a maggior ragione la difficoltà è legata a che cosa? Alle condizioni ambientali, che sono molto complicate da riportare in un modello di simulazione fluidodinamica. A causa anche di esigenze oggettive, gli Stati Uniti hanno investito molto tempo, diciamo denaro, quindi finanziamenti sostanzialmente anche risorse umane, per cercare di adattare quelli che sono i modelli CFD attualmente in vigore per quanto riguarda gli scenari civili e industriali, per portarli anche nell'ambito dell'agricoltura e della gestione chiaramente problematiche forestali. Quindi parlare di modelli di simulazione avanzata per l'agricoltura significa di fatto parlare di modelli che si occupano dell'incendio in campo sostanzialmente aperto. A cosa servono questi modelli? Beh, intanto servono per comprendere quali sono i fenomeni dominanti nell'ambito della propagazione della velocità di, diciamo, di spostamento del fronte di fiamma. Quindi si parte sostanzialmente da una condizione ambientale. La più severa è costituita dalle condizioni che sono caratterizzanti il periodo estivo, con un regime eolico
che comporta raffiche di vento superiori ai 2 metri al secondo. Ebbene, questi modelli ci aiutano a capire come, da una parte, l'orografia dell'ambiente che sto analizzando, e dall'altra le caratteristiche in termini di umidità che vanno a condizionare l'evoluzione dell'incendio, diciamo, sono presenti. Combinando questi due effetti e aggiungendo chiaramente i fenomeni atmosferici, ebbene, questi modelli ci aiutano a comprendere come può evolversi un incendio. Io vi ho riportato un'esemplificazione molto, diciamo, molto banale, anche molto diretta, per cercare di capire, ad esempio, qual è l'influenza del vento nell'ambito della propagazione del fronte di fiamma. Nel filmato che vi sto per far vedere, voi avete diciamo, quattro immagini. Le prime due appartengono a delle condizioni eoliche con un vento che ha una velocità di circa 2 metri al secondo e che è diretto verso dal campo, sostanzialmente verso la zona boscata, mentre nella parte di destra noi siamo in condizioni di assenza di vento, che sono normalmente caratterizzate da una velocità imposta pari a 0,5 metri al secondo. Sopra abbiamo una descrizione fenomenologica di quello che può essere la propagazione del fronte di fiamma, sotto abbiamo uno dei dati che sono più importanti per capire come il territorio reagisce al principio di incendio, ovvero il raggiamento che l'incendio stesso provoca nei confronti dell'ambiente circostante, che viene riportato a livello computazionale con una scala cromatica, della quale tutta la zona, diciamo, riportata in blu è una zona che ha un irraggiamento imposto dall'incendio trascurabile, mentre tutta la zona che assume colorazioni tendenti verso il rosso fa parte proprio di quell'area, di quella zona che inevitabilmente viene innescata dall'effetto della fiamma. Anche dal punto di vista della sicurezza degli operatori, questo tipo di dati che vengono calcolati dal modello di simulazione fisico consentono di restituire che cosa? Le distanze di approccio verso l'incendio. Tutto ciò che ha una colorazione diversa dall'azzurro, e quindi dall'azzurro fino alla sfumatura del rosso, cioè tutta quell'area, non è nient'altro che un'area dove l'azione termica dell'incendio, l'irraggiamento termico, nonché anche chiaramente la presenza dei prodotti della combustione, possono raggiungere un livello di aggressività nei confronti degli operatori tale da renderli letali. Se noi andiamo a vedere, diciamo, come propaga l'incendio nel tempo, vedete che la presenza del vento deforma l'area di propagazione del fronte di fiamma causa un progressivo spostamento e invasione sia del campo che, come vedremo tra breve, anche dell'area boscata, fino a innescare anche gli arbusti che si trovano al di là di questa linea che voi vedete, che non è nient'altro che un fosso di drenaggio che è tipico, diciamo, dei campi coltivati. Come vedete, se da un lato, cioè nella condizione in cui noi abbiamo un'azione eolica tangibile, c'è stato uno spostamento del fronte di fiamma che ha interessato la parte boschiva, dall'altra, in condizioni di quiete, la stessa presenza del fosso impedisce alle fiamme di avere delle conseguenze dirette sull'area boscata. Ci basta questo come tipo di funzionalità? Assolutamente no. L'utilizzo di questi modelli, oltre a farci comprendere, ad esempio, i fenomeni che sono legati all'azione eolica nella propagazione del fronte di fiamme e quindi nell'evoluzione dell'incendio, ci consente anche di dimostrare se in condizioni nelle quali la propagazione può diventare incontrollata e disastrosa e interessare anche, ad esempio, aree boscate, ebbene, se in queste condizioni si può andare a verificare se l'introduzione di sistemi di protezione, quale ad esempio dei dossi o delle strade tagliafuoco, comunque delle asperità che lavorano in rilievo rispetto alla planimetria dell'incendio, possono avere una loro efficacia. Sempre andando a guardare, diciamo, con lo stesso criterio l'evoluzione dell'incendio, noi abbiamo, per quanto riguarda la parte di sinistra, la situazione che abbiamo visto in precedenza, quindi abbiamo
sempre 2 metri al secondo di vento, con la presenza di un fosso di separazione fra l'aria a campo e l'aria boschiva, mentre a destra è stato introdotto un rilevato in terreno dell'altezza di 50 centimetri. Le condizioni eoliche sono le stesse, le condizioni dell'umidità della vegetazione è esattamente la medesima, così come la caratterizzazione delle essenze e degli arbusti. Vediamo quello che succede. Come vedete, nella prima fase l'evoluzione è più o meno la stessa, non ci sono grandi differenze, ma quando raggiungiamo il limite della parte piana, la presenza del rilevato comincia ad avere il suo effetto positivo e quindi è in grado, tra virgolette, di bloccare la propagazione del fronte di fiamma e quindi risulta essere, diciamo, una soluzione tecnica ideale per contenere l'evoluzione dell'incendio. Oltre a queste informazioni, che cosa ci può dare l'utilizzo di modelli avanzati? Beh, ci può dare degli strumenti molto efficaci nella pianificazione dell'emergenza. Prima abbiamo visto uno spaccato che rappresenta l'evoluzione di un principio di incendio in una situazione pianeggiante, dove non sono state riprodotte le asperità del terreno. Ebbene, questo esempio, che è un esempio del tutto didattico, può essere, diciamo, amplificato al punto tale di rappresentare un estratto del terreno di, in questo caso, 8 km per 8 km, ma chiaramente gli strumenti, a seconda della potenza di calcolo che uno ha a disposizione, possono andare a simulare le evoluzioni su profili del terreno anche più ampi. Cosa viene riportato normalmente quando si simulano incendi, diciamo, su campi così aperti? In realtà si misurano due fattori che sono fondamentali. Uno è la velocità di propagazione del fronte di fiamma, che è espressa in metri al secondo, e l'altra è l'energeticità lineare del fronte di fiamma, che determina l'aggressività dell'incendio nei confronti del territorio circostante. Se facciamo andare avanti la simulazione, ci accorgeremo che nell'elaborato planimetrico, dove sono riportate non soltanto le orografie del terreno, ma anche le infrastrutture, comincia a apparire un'area con una pigmentazione differenziata che restituisce proprio le caratteristiche dell'incendio istante per istante e quindi consente di capire, da una parte, qual è l'evoluzione dell'incendio e quali sono le aree interessate dall'incendio, e dall'altra chiaramente ci consente di stabilire quali siano i sistemi viari, quali siano le aree interessate, e quindi ci consente di fare una corretta pianificazione dell'emergenza in relazione alle condizioni meteorologiche, alle condizioni della vegetazione nel momento in cui noi stiamo, diciamo, immaginando di simulare l'incendio. Quindi, ricapitolando, aver, diciamo, lavorato nell'ambito dello sviluppo dei modelli di simulazione fluidinamica e all'aver portato i modelli di simulazione fluidinamica in scenari di campo aperto, ha fornito a tutti coloro che si occupano di sicurezza nell'ambito agricolo e forestale, ha messo a disposizione uno strumento estremamente efficace che consente di fare una previsione puntuale e completa di quello che può essere lo scenario incidentale, e quindi di fatto ci consente anche di fare una buona prevenzione degli incendi, sia in termini di approntamento di misure di mitigazione, l'esempio banale è l'introduzione di rilievi o di strade tagliafuoco, oppure, contemporaneamente ci consente di andare a improntare dei piani di emergenza e una pianificazione della gestione dell'emergenza più consapevole e più, diciamo, calata nell'ambito della morfologia dell'area e delle condizioni climatiche più significative che possono influire sull'incendio. Detto ciò, spero di non aver sforato i 10 minuti, vi ringrazio. Grazie per l'attenzione, grazie mille. Ringrazio anche il professor Cecchini ancora per avermi dato questo spazio, e per chiunque avesse domande, insomma, basta che vengano formulate, io cerco di dare delle risposte convincenti. Grazie Alessandro, presentazione anche questa molto interessante.